Dopo aver stampato il set welcome, ritagliamo il modello per la base senza scordare le forature. Riportiamo poi il modello su un cartoncino spesso e ritagliamo la sagoma. In un altro pezzo di cartoncino incolleremo il modello per le lettere. Infatti queste vanno ritagliate usando un taglierino. Una volta ritagliate le lettere, possono essere colorate con un acrilico. Mentre le lettere asciugano, ci occuperemo di foderare la base. Quindi procediamo ad incollare la carta usando una colla vinilica. Eseguiamo lo stesso procedimento per il retro. Ritagliamo poi le eventuali eccedenze e con una carta abrasiva molto fine sistemiamo i bordi. Creiamo con delle strisce colorate qualche decoro. Quindi passiamo ad incollare le lettere create in precedenza.
Partiamo incollando la lettera centrale della parola, così saremo certi che essa risulterà bene al centro. Per le lettere successive, posizioniamo una riga in modo da avere una guida da seguire. Ora scuriamo i bordi con un tampone ad inchiostro. Ultimiamo la decorazione. Usiamo ora un cordoncino che faremo passare nei fori e fermeremo con un nodo per creare il manico. Come ultimo tocco usiamo un po' ovunque dei glitter. Alla prossima! Buono scrappo a tutti!